installerò la Power Distribution Board utilizzando quattro distanziatori esagonali fissati al centro del nostro frame. Per prima cosa andrò a installare dal retro le quattro viti che fisseranno i distanziatori. Una è già stata installata, vado ad installare altre. Sto utilizzando le viti che sono fornite insieme al frame. Quindi dall'altro lato, dall'interno, andrò ad installare i quattro distanziatori esagonali. E 4. Posso finalmente andare ad installare la Power Distribution Board. Per ora andrò a fissarla con due viti, che poi verranno sostituite da dei distanziatori perché andrò a montare sopra la Power Distribution Board la nostra Flight Control Board. Ecco fatto. Posso ora procedere con la saldatura. Andrò a saldare tutti i fili rossi dei vari SC alle piazzole contrassegnate dal simbolo più, i fili neri alle piazzole contrassegnate col simbolo meno. Andrò infine a saldare anche il connettore per la batteria. Eccoci pronti per la saldatura. Ho già accorciato i fili in modo che arrivino con la lunghezza giusta alle diverse piazzole, quindi posso procedere. Per prima cosa andrò a stagnare la piazzola. Quindi andrò a stagnare il filo. E infine procederò con la saldatura. Così per tutti e quattro. Ecco fatto, tutti e quattro gli SC sono stati saldati alla Power Distribution Board e è stato saldato anche il connettore per la batteria. Visto che ho il saldatore caldo, vado anche a saldare la barra di LED blu che mi indicheranno il retro del quadricottero.
Viene venduta con un suo filo che poi andrò a saldare alla Power Distribution Board su questi contatti che sono utilizzabili tramite un interruttore che mi consentirà di accendere e spegnere la barra di LED. Benissimo, se tutto è stato fatto come si deve, andando a collegare la batteria, la e accendendo il pulsante, ecco che la barra di LED si accende.